Importante appuntamento venerdì 20 ottobre all'Ecomuseo di San Matteo delle Chiaviche, frazione di Viadana, con una serata interamente dedicata alla lotta contro il nucleare nel comprensorio Olio Po, per un movimento territoriale che quest'anno compie 40 anni di attività. Il 20 ottobre del 1983, infatti, i carabinieri arrestarono 9 persone di Viadana dopo 2 settimane di mobilitazioni e blocchi antinucleari. Il programma della serata prevede alle 21.30 la proiezione del documentario prodotto da Cremona 1, curato da Simone Bacchetta e montato da Giuseppe Di Fede dal titolo Il fronte antinucleare, le lotte dell'Olio Po contro l'atomo. Il documentario verrà poi trasmesso su Cremona 1 domenica 22 alle 21. Ricordo il 75, abbiamo iniziato come movimento spontaneo del territorio e abbiamo preso una posizione netta subito, ma i partiti erano molto lontani, i partiti parlamentari di allora fondamentalmente, e comunque non ci siamo impauriti. Andando avanti con le vicende del movimento antinucleare, che si è sempre più ampliato a livello di Mantovano, Cremonese e Reggiano, fondamentalmente abbiamo applicato molti di quelli che erano le strategie del movimento, dei movimenti di quell'epoca, fra cui i sit-in. Citizens of hope and glory, time goes by, it's the time of your life. Tornando alla serata, prima della proiezione, Giuseppe Flisi, presidente emerito della Società Storica Viadanese, presenterà l'archivio antinucleare. Dalle ore 19.30, invece, spazio al dibattito dal titolo Quale energia per quale futuro, con interventi del biologo Gianni Tamino, dell'ex europarlamentare Monica Frassoni, di Sergio Andreis, del Kyoto Club, e di Lorenzo Baridi, di Fridays for Future.